Ciao a tutti dalla Fiera del Libro per Ragazzi. Oggi ho portato qui con me davvero un ospite eccezionale. Erano tanti anni che non vedevo l'ora di incontrare un grande giornalista che, devo dire, la sa veramente lunga, molto più di tanti giornalisti che io stessa e anche voi conoscete. Diamo il benvenuto a Geronimo Stilton. Per mille mozzarelle, che presentazione! Beh, grazie per queste parole. Devo dire che facciamo un lavoro stratopico e portare le notizie, portare la verità a tutti coloro che ci ascoltano è meraviglioso. Assolutamente, tra l'altro è un'occasione speciale trovarti proprio qui alla Fiera del Libro per Ragazzi, perché so che tu sei sempre in giro per il mondo, in giro per le epoche. Infatti stai per raccontarci la tua storia sui viaggi nel tempo, la numero 10. Bravissima, sì, siamo arrivati al decimo viaggio nel tempo, un'avventura stratopica, passando dall'antico Egitto, passando poi per il Medioevo e arrivando nel 700. Davvero delle storie da far frullare i baffi per l'emozione. E dire che tu vorresti restare invece a casa tua, bello tranquillo, ma come mai? Diciamo che questa è la verità. Io starei con due o tre camomille su una poltrona a leggere libri. Però devo dire che grazie agli amici, grazie alla famiglia, vengo portato a vivere delle avventure stratopiche, senza le quali non potrei scrivere le storie che racconto. E noi siamo felicissimi di questa cosa, di averti portato al di fuori del tuo calduccio angolino dove leggi, dove vorremmo anche noi stare ogni giorno. E so che tu non ti sposti solamente nel tempo, ma anche nello spazio e nei luoghi. Infatti sei stato di recente in un posto davvero importantissimo. Ce ne vuoi parlare? Penso che tu ti stia riferendo ai luoghi colpiti dal sisma. Sì, amici, siamo stati ad Amatrice. E devo dire che è stata un'esperienza davvero emozionante. Lì ho visto come le persone si uniscono nel momento del bisogno, la vera solidarietà. C'erano tanti amici e tante personalità che insieme stavano creando qualcosa di nuovo per rialzarsi e per ricostruire ciò che deve essere fatto. E tutti insieme poi abbiamo vissuto l'esperienza di uno spettacolo teatrale, perché anche dal teatro si può ricominciare. E insieme a tutti i ragazzi di Amatrice abbiamo passato un pomeriggio all'insegna dell'allegria, del divertimento e della gioia. E tu riesci sempre a portare gioia e divertimento e viaggiare con la fantasia sempre. Questo è davvero molto bello. A proposito di divertimento, tra poco si parlerà di un appuntamento importantissimo, ovvero il premio Crosta d'Oro. Sì, è proprio così. Il premio Crosta d'Oro mi ha portato a visitare tutto il vostro paese, tutta l'Italia, dalle isole, dal sud, al centro e nord, per raccontare ai ragazzi alcune storie e chiedere loro qual è la loro storia della collana Storie da Ridere preferita. E proprio in occasione del premio Crosta d'Oro verrà decretato il vincitore. E sarà un piacere ridere nuovamente insieme a te. A questo punto grazie Geronimo per essere stato con noi. Ti lascio un'ultima volta al microfono se vuoi mandare un messaggio ai tuoi tantissimi lettori. Beh, certo, mando un topoloso saluto a tutti gli amici di DTV. Rifacciamo questa. DTV, giusto? Ah. Vuoi rifarmi la domanda? Grazie Geronimo Stilton per essere stato con noi, è stato davvero un grandissimo piacere. Ti lascio però il microfono un'ultima volta se vuoi mandare un saluto a tutti i tuoi tantissimi lettori. Per mille mozzarelle, certo! Un saluto topoloso a tutti gli amici di DTV. Io vi mando anche un... ma dove l'ho messo? Un... eccolo! Bacino! E con questo è tutto, alla prossima!